quindi adesso passiamo anche a vedere un po' alcuni dei lavori legati al supporto per chi utilizza il CMS WordPress. Quindi chiamiamo Renata, Caterina, Andrea, avremmo voluto avere con noi anche Ignazio Cimone che ha fatto tantissimo, a lui si deve completamente vi ricordate, il PAS 2013, quello con 8 o 9 stili diversi a scelta, che avevo fatto anche una guida molto puntuale. Venite qua e chi vuole anche aggiungersi ovviamente tra gli utilizzatori di WordPress, benvenga. Caterina, è un onore per me, è la prima volta forse che siamo vicini, piacerebbe averti, io voglio avere vicino Caterina. Mi suggerisci? Sono emozionatissima, ma onorata di partecipare a questa giornata perché è dal 2013 che sono assente. Però ho avuto la fortuna, come diceva Antonio, di incontrare delle persone splendide che hanno sempre condiviso, supportato e incluso tutte le loro competenze a favore di chi avesse bisogno di utilizzare determinati materiali, determinati anche, diciamo, modi di lavorare. Io praticamente ho raccolto in questa presentazione un po' i problemi, ma non tanto per presentare il modello, perché ovviamente ne è stato ampiamente parlato e di conseguenza anche non sentiamo nessuna la mia voce toscana, fiorentina, non so se favorisce. Dunque, per quanto riguarda allora il modello, ne è stato discusso, ampiamente parlato, ampiamente anche visto le criticità. Quindi, qual è il nostro ruolo, almeno condiviso da noi? Quello di venire incontro e supportare le scuole, i docenti, i non docenti, gli alunni, le famiglie a utilizzare questi nuovi modelli che sono stati implementati utilizzando questo famoso CMS WordPress che sembra appunto quello più gettonato. Allora, questo quindi io non mi soffermo sul diciamo la tecnica specifica del modello. Volevo solo far vedere, oh, si fa sempre ci va sempre, ecco, ok. Dunque, sì, ecco, volevo guardo un attimo così vi dico un attimo, a parte al discorso perché è stato scelto WordPress, va bene. No, flessibile no. No, allora diciamo che è più facile, ma perché ti dico che io lo conosco, è solo, purtroppo non ho competenze in altro, quindi mi faccio male a dire, allora dico io lo faccio forte perché conosco bene WordPress. Quindi, allora, quali sono stati i temi che sono stati praticamente configurati e messi a disposizione di WordPress. Allora, noi, ecco, grazie. Dunque, allora, quello è Design Scuola Italia, che conosciamo, poi WP Scuola di Ignazio Scimone, che questo è stato un tema veramente buono come realizzazione, perché si è adattato perfettamente al cambiamento con il vecchio ma sempre ben funzionante PAS 2015 di nostro Marco Milesi. Allora, andate un attimo avanti sul tema design scuola, che cosa è successo? Io diciamo che l'ho adottato ancora prima che venisse preso in gestione, configurato e proposto dal Dipartimento. Quindi ho fatto questa prova. Quindi me lo sono un po' adattato, ho creato un child, ho detto va bene, funziona. Fra l'altro, a differenza di tanti, a me piaceva, i cambiamenti mi piacciono, questi moduli già predisposti, questi content type che si associano facilmente, quindi benissimo. Quando poi, dal 2020, credo, è passato il PNRR, la cosa si è fatta un pochino più complicata, a mio avviso, perché come è stato accennato prima sia da Antonio che da Nadia, ci sono
delle richieste che non possiamo personalizzare. Dal momento che tu vai a personalizzare un codice, una pagina, questa famosa app di test salta. Io ho aggiunto un menu, ho fatto il test che lavoro per un piano PNRR per una scuola, da 100 che avevo ottenuto come conformità mi è passata al 35%, ho detto lì bloccano i finanziamenti. No, ma se qual è il peggio? È che ti dicono che tu puoi variare quel 70%, vale una voce che vale il 10% e salta tutto. Esatto. Non è serio? No, scusate, infatti, non è allora serio. Questa, quindi, allora, quello che è la nostra intenzione e anche la voglia di ricominciare è quella di favorire un supporto e di conseguenza anche di aiutare le scuole e i docenti che prendono in gestione questo modello, in che modo? Tutorial, video tutorial, provare a ritrovarsi per cercare di arginare questo, perché all'inizio sembra un mostro, dice guarda, ma come faccio? Cambio il titolo, cambio colore. Io fra l'altro ho provato anche a mettere uno slide di mio in prima moglie nella pagina, guai per carità, non ci devono essere slide, è vero, forse anche per l'accessibilità. Però non dovete nemmeno farvi spaventare dalle novità, perché poi piano piano ci si avvicina e quindi tenete conto anche che la collaborazione nostra c'è sempre. Questo è importante sottolinearlo. Quindi quello che invece spesso ci ritroviamo a sentire è di affidarsi alle ditte esterne, ecco che qui mi avvilisco molto, perché effettivamente loro cosa fanno? Prendono questo modello, se lo fanno proprio, lo vendono come accessibile, ben costruito, va bene, però poi tutto sommato, come diceva anche Nadia, non passa al test, non so perché, ecco. Quindi se possiamo attivare anche una collaborazione con le scuole di chi ne ha necessità, io penso che forse si vive questa innovazione con più serenità. Ma secondo me si dovrebbe comunque invitare qualcuno degli autori del famoso validatore a mettere mano. Io non credo che si fermi qui la storia, perché c'è sempre un feedback, no? Cioè qualcuno l'ha buttato fuori questo validatore, nel momento in cui si accorgeranno che non va, sistemeranno. Ci siamo già accorti noi. No, loro si accorgeranno. Scusa, ma ce lo dicevo ieri, io sono stato richiamato da Roma, abbiamo dovuto fare una call, semplicemente perché aggiornando il tema perdi quel, anche i link del footer dove c'è la privacy e la dichiarazione di accessibilità, amministrazione trasparente, arbi online, una volta che tu li hai sistemati, quando aggiorni il tema li perdi. Quindi li devi rifare. Esatto. Loro evidentemente nei controlli che fanno, hanno fatto i controlli, hanno visto che in quel momento quei link non andavano bene, mi hanno chiamato, adesso un'altra call martedì per dirgli io li ho sistemati da subito, se poi non risulta io non so cosa fare, gliel'ho fatti anche vedere, li ho ricontrollati adesso, di conseguenza loro sono molto attenti anche perché la call è stata fatta da due non tecnici, io ho preteso la presenza dei tecnici, martedì ce ne sono quattro tecnici che mi spiegheranno cosa, ecco, al limite possiamo fare così, io farò, chiederò un po' di informazioni e avrò, io sono stato richiamato. Fai portavoce. Involontariamente ho aggiornato i dati perché io abbia il CHAI, quindi speravo. E non te lo riprendo. È partito tutti i link all'accessibilità, ma non solo. Avete notato le note legali? Sono obbligatorie. Ci vogliono i data element, solo quella dicitura. Ho copiato tutto. Fortunatamente mi sembra Riccardo, non mi ricordo il nome, ha individuato il codice, l'abbiamo sistemato, inserito e non lo riconosceva. Da 100 è partita 35, ho detto bene. Poi fortunatamente ho svuotato la cache e ho aperto con Edge, un altro browser. Allora poi ha ripreso.
infatti io sono dentro al canale Slack, in privato, scusate, e l'altro progetto hanno segnalato queste problematiche come su GitHub e stanno correggendo, adesso è uscita l'app, la versione 2.3.1, eravamo già a web, proprio perché segnalava errori e la gente diceva ma io devo scrivere. Le schede servizio, quello che tu hai fatto vedere, se tu salti la voce, cos'è, dov'è, come io dei servizi che non hanno la possibilità di dare tutte le informazioni, perché cos'è, com'è, dov'è, non sempre, perché un servizio, una logistica è un servizio che io do alle famiglie, però non è detto che mi risponda dov'è, nel cassetto, non posso scrivere nel cassetto, o nel... Scusate un attimo, allora, noi siamo qua a Roma proprio per cercare di togliere dei problemi, togliere delle difficoltà, facilitare questo percorso. Bene, allora questo consenso, questa assemblea deve uscire con un documento e questo documento deve essere portato dove vengono progettate queste schifezze. Perché non si può pensare che dopo che il Miur in un si chiamano lì web abbia detto va bene WordPress, va bene Drupal, va bene una pagina statica fatta in HTML e poi tu mi vieni a penalizzare se io non ho WordPress. Allora queste cose devono essere tolte. Sì, allora io direi qua insomma, adesso è scandaloso per quanto sì, mi riguarda. Io ho una visione un pochino meno drastica perché penso di aver intuito qual è l'intenzione da parte del Ministero, che era quello, perché non esiste soltanto proprio su web, esistono anche tante altre scuole che hanno enormità di fatica nello starci dietro, no? E noi su quello siamo in realtà avanzata, è indubitabile questo. Avevano l'intenzione probabilmente di migliorare quello che lo potremmo chiamare uno standard comunicativo rispetto all'esterno, e hanno prodotto questo. Alcune cose che noi abbiamo detto penso siano molto vere, altre un po' meno, no? Ad esempio, ho fatto una verifica con lo strumento validatore del V3C proprio poi in diretta rispetto a un sito che utilizzava il modello suggerito del PNRR, non so se il termine suggerito è corretto, comunque la strutturazione con gli itens è presente, a volte c'è qualche cosa mancante e questo è ovviamente un punto che non è fondamentale ma che va assolutamente segnalato. Quello che a noi infastidisce, Alberto, per noi è fondamentale. Aspetta. Perché quando io porto il sito in una scuola, gli devo dire che ho rispettato il capitolato che prevede le validazioni. Aspetta, questo deve essere fatto in modo chiaro. Sì, certo, c'è anche questa giusta sollecitazione che tu poni, però io volevo arrivare qua al nucleo, al senso, in modo che non sia nostra una posizione meramente rivendicativa, ma colga da un lato alcuni aspetti positivi e dall'altro alcune carenze, perché io dal mio punto di vista ritengo, avendo una visione non a 1000 o a 500 o a 200 scuole, ma a 800 o 2500, che comunque questo possa costituire globalmente per il sistema comunicativo nazionale un passo in avanti, un passo che non ci soddisfa, perché può soddisfare una realtà debole, non può soddisfare una realtà acquisita che invece conosce molto meglio quelli che sono i punti di intervenire. Però ci sono due cose importanti da dire. Prima, la grandissima novità a livello centrale, perché non è mai capitato che un'istituzione, soprattutto scolastica, mettesse su GitHub una esperienza di utilizzo di siti. E loro sono partiti con una mentalità da software, da codice aperto fondamentalmente, e questo va riconosciuto. Insieme a questo c'è un altro elemento positivo, che le persone che ci lavorano sono pagate affinché funzionino le cose. Quindi benissimo andare a segnalare tutte le magagne, io le farei anche un po' per temperamento, non tanto da virgolette primo della classe, ma da persona che cerca di contribuire per uno superare le magagne che ci sono, intanto e dire le cose importanti,
partirei da quelle che non funzionano, utilizzando i canali che loro hanno messo a disposizione, perché loro hanno messo a disposizione dei canali, vanno frequentati, loro hanno delle liste di discussione, vanno frequentate in maniera da ottenere il risultato. Noi che facciamo questo mestiere sappiamo perfettamente che i risultati li otteniamo quando siamo in interlocuzione positiva e non contrastativa, e quindi occorre fare questo passaggio. Poi dopo l'altro elemento importante, poi Nadia ovviamente sentiamo anche la tua integrazione, io dico, siamo qui, abbiamo competenze consolidate in questi tre CMS, continuiamo a lavorare su questi. Non credo che ci sia una penalizzazione rispetto a un CMS utilizzato oppure no, che è indifferente rispetto al validatore. Quello che interessa è proprio quello di però non dimenticare il momento iniziale del nostro incontro, che non è soltanto quello legato alla struttura formale del sito, ma è il sito come elemento di comunicazione. Ma quello che disturba di più di questo modello è l'essere castrato nella comunicazione, non è eventualmente l'altro elemento che poi telefonicamente Demetrio risolverà e dirà a tutti. Quindi siamo forza, bene, dimostriamolo mettendo in campo ogni elemento, e più siamo uniti tra CMS, più riusciamo a essere in un certo qual modo figura propositiva. No, ascolta, ok, l'ho già detto prima, la parte della comunicazione a me non piace perché è rigida, ma ad esempio, proprio perché le librerie Bootstrap Italia 5, ok, Bootstrap Italia, che poi è la Bootstrap internazionale, mi sono ritrovata con gli meetings per cui si passava da un meeting 1 a un meeting 5, a un meeting 4, errori gravissimi. Oh, per fortuna avevo appena fatto un corso al Formex con Scano e quindi ero certa che tutto quello che sapevo, che l'ABCD, l'ABC proprio della... avevo ragione io. Sì, ma non è ma qual è il ragionamento che mi facciamo? No, c'è gente pagata, cioè ha fatto una struttura, mi va bene tutto quello che hai detto, apprezzo ed è giusto tutto quello che hai detto adesso, lo condivido e lo ritengo importante. Di contro però mi aspettavo da parte di chi ci lavora, queste sono cose importanti, cioè un attimino più. Perché la gestibilità non mi interessa, ma con questo lo vediamo qui da soltanto sui siti web, vediamo dei documenti. Il documento è la PC, non solo è il documento, vediamo come noi ci interroghiamo. Cioè gestibilità è tecnica ma è relazione. Ponendo a delle persone dei soldi, cioè stai pagando il loro tempo perché ti facciano dei lavori che siano rispettosi della normativa italiana, non così. Qui non c'è il rispetto, secondo me. Io come cittadina mi arrabbio. Ma quindi, ti ricordi Bobby, Nadia, all'inizio? Sembra che siamo ritornati ai tempi di Bobby. Scusa, adesso non ci capiamo. Oltre a complicare la vita delle scuole, è stato complicare nonna, cioè mi aspettavo un sito che già a posto da questo punto di vista già a posto. È già a posto, sì, probabilmente non era del tutto a posto perché sappiamo che sono state cose politiche, hanno chiuso in fretta il progetto eccetera eccetera. Volevo dire una cosa che forse non c'entra nulla, però secondo me sta bene detta adesso. Io ho lavorato, nel senso che ho parlato con le persone che hanno fatto il modello quotidianamente, perché loro avevano voglia di ascoltarci come persone di scuola per capire qualcosa di più della scuola. Di contro hanno cercato di darci la loro lettura e io mi sono trovata in ascolto tanto, tantissimo, per cercare di capire come gli altri vedevano la scuola. Mi sono accorta che noi siamo solo di scuola, siamo solo gente di scuola, e qualche volta anche appunto ascoltare altre visioni, noi capiamo dove sbagliano, ma cerchiamo anche di ascoltare dove invece ci fanno capire che non siamo sempre porte aperte, ma qualche volta le porte le chiudiamo anche se non vogliamo. Quindi secondo me questo è anche un
piccolo passo da fare, no? Perché guarda dire, io sono so che ho ragione, però ascolto lo stesso. Io mi sono trovata in questa posizione cercando di convincere le persone che avevano voglia, e poi scoprire che forse avevano ragione su alcune cose. Mi hanno insegnato a rileggere la scuola. La porta aperta vuol dire che questo non è aprire il lettere verso gli altri, ma anche accettare, non accettare, insomma, ascoltare. Essere chiaro. Io mi spostano di nuovo il treno perché ne ho avuto un rapporto proprio sbagliato. Ricordiamo che è arrivato il ritardo di passare dal tavolo e ritirare tre pezzi. Sì. Ma guarda che non parto di treno. E non parto, ma quello è fatto. Non parto di treno. Mi viene stamattina alle 5:30 che sono in stazione. Comunque grazie davvero per aver permesso questo incontro e spero di rivedervi presto, anche se virtualmente non so, adesso continuiamo a scambiarci le informazioni. Grazie. Ma li ho mangiati due giorni fa perché è da lunedì che sono qua, sempre lo stesso. Ti ho preveduto. Ringrazio l'organizzatore, ringrazio anche per l'ospitalità e ringrazio gli amici che sono venuti qua in questa occasione, con i quali ci siamo rivisti dopo tanti anni. Avevamo perso l'abitudine annuale a Milano alla Regione Inglese, oppure a ottobre successivamente allo SMA. Sono molto felice nell'ascoltare le vostre, tra virgolette, affezioni, perché grazie a Dio non sono un informatico, non sono un programmatore, ma il mio ruolo nel porta aperte è stato quello del tester. La sera alle 11, mezzanotte l'una, mi è arrivata la notizia, dai un'occhiata, ma senza dirmi di che cosa si trattava, via discorrendo. Però la fortuna è nella sempre di principianti, io avevo non so che cosa toccavo e trovavo il buco. E magari alle 12:30 scrivevo a Marco, guarda che c'è questo problema, e lui entrava tranquillamente, andava in più. Ed è andato bene. Ho continuato ancora sia con Marco che con Ignazio, ho ricordato anche da Alberto, perché Ignazio ha sviluppato un tema che per me l'importante è il lavoro, non c'è la necessità che abbia l'etichetta a porte aperte su web, ma è fatto da persone che appartengono e che hanno fatto e fanno la loro storia in questa comunità. Ignazio ha sviluppato questo tema di scuola che è basata sul tema originale Italia W2 versione 1.1.6 di Boris Amico e lo ha continuato ad aggiornare fino a domenica, perché le segnalazioni che gli arrivano da parte delle scuole che adottano questo tema sono numerose, e in termini di accessibilità, in termini di sicurezza, così come si continuano ad aggiornare i plugin di Marco Milesi molto utilizzati dalle scuole per quanto riguarda l'amministrazione trasparente. E questa potrebbe essere, Nadia, ascolta, una soluzione per quelle pagine di cui parlava, delle quali parlava Caterina, che tu hai l'obbligo di mettere, magari la scuola non ha nulla da dire, che imitino quelle scuole che hanno messo la sezione di amministrazione trasparente e ogni voce ha scritto in fase di compilazione, in fase per dire. Come diceva Alberto, purtroppo queste cose ci vengono cavate dall'alto perché ci sono le quote politiche. Io ho assistito in 40 anni di carriera in amministrazione locale ai cambiamenti, a tutto ciò che è successo nelle riforme.
riforme degli istituti superiori. Durava un anno e mezzo, arrivava la troppo guerra e iniziava da zero e discorrendo. Purtroppo noi siamo l'ultimo anello dell'Accademia e siamo quelli che subiamo tutte queste, vogliamo permetterci di dire, tra virgolette, prepotenze che non vengono apprezzate dalle persone competenti perché sanno qual è il lavoro da fare e quali sono le esigenze delle scuole. Io dico di sì. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e arrivederci. Buona giornata. E lasciamoci con questa intenzione tra lo stendere un documento e comunque essere presenti, e chiunque ha modo di parlare con coloro che vanno a fare le validazioni riporti in circolo quello che ha ricevuto, e in modo da avere la forza necessaria per fare dei passi in avanti. Poi Laura si occuperà di costruire, di costituire questo gruppo più sulla comunicazione, sui contenuti, con Renato si lavorerà ancora con Fabrizio sui documenti e i vari CMS si ritroveranno in queste istanze comuni. Lascio la parola a Marzo per dare. Di ricordare a chi non ha mostrato il QR così fa. Ecco, chi non ha mostrato ancora il QR code, bene che lo faccia ancora, perché i docenti e i docenti degli CIP di Cuzzolo prenderanno la schermata, insomma, la scansione per poter fare poi gli attestati regolari. Quindi chi rimane poi a mangiare con noi e si perde un secondo, che andiamo verso la stazione in un posto, un mercato, se non sbaglio, che Paolo ha trovato e che sicuramente non ha dato un di posto. Il mercato centrale di Roma che si trova via Giolitti 36.